Radio Cucine On Air. Benvenuti ad un nuovo approfondimento di Radio Puccini On Air. Oggi ci dedichiamo ad un'intervista straordinaria andata in onda il 17 settembre 2024, proprio ieri nel programma televisivo 8 e mezzo sulla 7, dove Lilli Gruber intervista Marco Travaglio toccando temi di grande rilevanza globale, dall'attacco cibernetico israeliano a Hezbollah alla situazione europea, con particolare attenzione al ruolo dell'Italia e delle istituzioni dell'Unione Europea. Il dibattito, denso di riflessioni e critiche, merita un'analisi approfondita che vi proporremo nel corso di questo episodio. Vi invitiamo ad ascoltare attentamente mentre vi guidiamo attraverso i punti salienti e le considerazioni più importanti emerse nel confronto tra la Gruber e Marco Travaglio. Lilli Gruber apre l'intervista con una domanda particolarmente incisiva, sottolineando come alcuni commentatori arabi abbiano descritto l'attacco cibernetico israeliano come un atto di terrorismo. Questo attacco ha colpito Hezbollah, ma anche diversi civili, migliaia di civili, sollevando così il dilemma etico. Si può parlare di attacco terroristico? La questione riguarda l'identificazione delle azioni israeliane in un contesto dove le operazioni militari si intrecciano con la violazione dei diritti umani e il superamento dei confini sovrani, come quello libanese. Marco Travaglio risponde con una chiara distinzione tra gli attacchi militari e quelli terroristici. Ricorda come gli attacchi terroristici sono quelli che colpiscono scientemente dei civili e non obiettivi militari. Ma prosegue indicando che nel caso specifico Hezbollah rappresenta un obiettivo militare. Tuttavia, il fatto che siano stati colpiti anche civili e bambini in luoghi affollati rende l'attacco israeliano una combinazione tra azioni militari e terroristiche. Questa visione introduce un parallelismo con la situazione di Gaza, in cui, secondo Marco Travaglio, Israele ha già mostrato un approccio estremamente violento e in molti casi ha commesso atti definiti terrorismo bieco. Il confronto con Gaza è forte, perché Travaglio suggerisce che ciò che avviene oggi in Libano è una continuazione di un pattern di violenza in cui le operazioni militari israeliane si sovrappongono ad un'intensa repressione di civili. Il focus non è solo sulla distruzione fisica, ma anche sulle implicazioni morali e politiche di questi atti che, come ricorda Marco Travaglio, non fanno altro che allargare la guerra su nuovi fronti, come la Siria. Prima di continuare con la nostra analisi, una breve pausa pubblicitaria, solo un minuto. Restate sintonizzati con noi. Scopri l'album di Marco Puccini, La prima goccia di pioggia. Un viaggio emozionante nel mondo del cantautore. Ascoltalo ora su tutte le piattaforme digitali e lasciati trasportare dalla magia delle sue note e dei suoi testi. La prima goccia di pioggia. Tutto Marco Puccini, in pochi giga. Fosse l'ultima canzone che mi fa stare bene, che mi fa stare su. Fosse l'ultimo posto che dedico a me stesso. Fosse l'ultimo motivo per restare vivo, per restare in piedi. Ma c'è sempre qualcosa dietro quello che vedi.
poi la prima goccia di pioggia, dalla prima goccia di pioggia, un nuovo inizio quando ormai sembrava tutto perso. Una prima goccia di pioggia, quella prima goccia di pioggia che ha dato vita a tutto il mio universo. L'intervista di Lily Gruber a Marco Travaglio di ieri sera si sposta su questioni europee, a partire dalla nomina di Raffaele Fitto come commissario per la coesione e le riforme della nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. Gruber introduce il tema riportando le dichiarazioni entusiaste di Giorgia Meloni, che ha esultato per il riconoscimento ricevuto dall'Italia. A questo proposito la Premier ha sottolineato come l'Italia sia tornata protagonista in Europa. Marco Travaglio però offre una lettura completamente diversa di questa situazione. Per lui il presunto bipolarismo tra socialisti e conservatori europei è solo un'illusione. Cita come esempio la convergenza di entrambi gli schieramenti su questioni fondamentali come la guerra e l'austerità. Nel corso dell'estate, spiega Travaglio, si è detto che l'Italia fosse isolata in Europa, in parte a causa della posizione del governo Meloni sul MES, ossia il meccanismo europeo di stabilità. Tuttavia l'analista sottolinea che era prevedibile che alla fine all'Italia sarebbe stato assegnato un ruolo importante dalla Commissione, data la sua posizione di paese fondatore e terza economia europea. Interessante è la sua osservazione sul fatto che, nonostante la Meloni e la von der Leyen appartengano a fronti politici diversi, vanno d'amore e d'accordo su molte questioni. Questo porta a Travaglio a definire la nuova Commissione europea come molto più a destra della precedente, con politiche migratorie condivise tra sinistra e destra. Qui il giornalista critica fortemente ciò che lui chiama il teatrino destra-sinistra, spiegando come nei fatti non ci siano differenze sostanziali tra i due schieramenti quando si tratta di votare le politiche europee. Un esempio emblematico è la questione migratoria. Persino il leader laburista britannico Starmer, secondo Travaglio, ha elogiato la Meloni per la gestione dei migranti, pur raddoppiati da quando è al governo. Ciò mette in evidenza, secondo il giornalista, che l'apparente dicotomia tra destra e sinistra è solo una finzione scenica, utile per le campagne elettorali, ma inefficace nei fatti. Il dibattito si conclude su una nota piuttosto preoccupante, affrontando il tema dell'evoluzione dell'Unione Europea verso un'economia di guerra. La Gruber chiede a Travaglio cosa significhi la creazione di un commissario alla difesa per l'Europa, un ruolo che sembra proiettare il continente in una fase ancora più bellicosa. Travaglio non esita ad esprimere il suo pessimismo. Dice Travaglio, significa che ancora più di adesso, ma era difficile superare la triade Michel, Borrell e von der Leyen, avremo un'Europa votata a fare la guerra alla Russia. La critica va in particolare all'assenza di una vera politica estera europea indipendente dagli Stati Uniti. Le decisioni fondamentali, afferma Travaglio, continueranno ad essere prese a Washington e Pechino, lasciando l'Europa in una posizione marginale, nonostante gli sforzi bellicosi e l'aumento delle spese militari. Dunque Travaglio conclude su una nota ironica, facendo notare come butteremo un sacco di miliardi per comprare armi, come ci chiede l'illuminato Draghi, sempre sia lodato. La frase, ricca di sarcasmo, evidenzia come l'economia europea sia sempre più orientata verso gli investimenti militari in linea con le richieste statunitensi. L'intervista di Lily Gruber a Marco Travaglio offre uno spaccato importante su temi di rilevanza internazionale ed europea. L'analisi di Travaglio ci fa riflettere su questioni di grande attualità, dalle tensioni medio orientali con il conflitto israele-libanese in questo momento e la crescente insicurezza nella regione,
fino alle sfide che l'Unione Europea e l'Italia devono affrontare in un contesto di guerre e migrazioni. Grazie per averci seguito in questo nostro umile approfondimento. Continuate a sintonizzarvi su Radio Pugino Nair, andate a rivedere l'intera puntata con tutti gli altri ospiti streaming sul sito La 7 e tornate qui per ulteriori analisi e discussioni su temi globali al prossimo episodio di Radio Pugino Nair. Scopri il nuovo di Marco Pugini, La prima goccia di pioggia. Un viaggio emozionante nel mondo del cantautore. Ascoltalo ora su tutte le piattaforme digitali e lasciati trasportare dalla magia delle sue note e dei suoi testi. La prima goccia di pioggia. Tutto Marco Pugini, in pochi giga. Canzoni da folli, tenetele strette. Non sono da bulli, da mezze calzette. Non piacciono a quelli a cui aprono gli occhi. E per il sistema son zecche pidocchi. Canzoni per pochi, ma scritte per tutti. Per quelli mai nati, per quelli mai morti. E nel mio quaderno c'ho un sacco di bozze. Io non sarò eterno, ma loro son vostre. Oh, oh.